riferimento al discorso, diceva lei, di sentenze, di tribunale, le posso fare riferimento per esempio al discorso che c'è stato il tribunale di Torino e di Milano che hanno fatto delle, Torino sicuramente, una sentenza in base all'applicazione del contratto UNCI. Addirittura ci stavano delle cooperative che applicavano il contratto UNCI, che è firmato da questa UNCI, che è un'altra associazione datoriale, e del sindacato CONFSAL. E questo è il giudice ha ritenuto che le modalità di cioè la quantità di retribuzione data era al di sotto di quanto prevedeva l'articolo 36 della Costituzione, per cui ha ritenuto un pagamento non adeguato e ha detto che il pagamento giusto è quello, il minimo previsto dai contratti nazionali siglati dalle sigle comparativamente più rappresentative, quindi CGIL, CISL e UIL, e quindi quello viene definito come limite al di là del quale si va nell'incostituzionalità di pagamento. E sono queste sentenze del tribunale che ci danno questa forza di venire anche qui a protestare. Di conseguenza, cosa succede? Se noi abbiamo attualmente dei contratti. Di questa sentenza? Di tre anni fa. Lei ricorda Milano-Torino? Torino sicuramente, le posso far avere nel caso. Sì, se non sapevo, ma anche. Sì, faccio proprio la sentenza. Recupero proprio la sentenza riguardo proprio l'UNCI, quella. Fatto anche abbastanza scalpore perché era il periodo in cui si stanno facendo contratti dappertutto, appalti dappertutto solide. Questo ci dà forza a dire proprio che il minimo previsto dai contratti è quello che deve essere applicato e pagato da tutti quanti. Quindi quello che vediamo è che ci sono invece le cooperative che adoperano una serie di artifici per non pagare. Cioè, per esempio, facciamo l'esempio della cooperativa Abbiatense che lavora presso la Nestlé a Castiglione. Bene, questa cooperativa dice: io ti pago in base a ciò che c'è scritto sul regolamento, perché io ho depositato il codice del regolamento in direzione territoriale del lavoro. Allora, noi abbiamo difficoltà a spiegare loro che il deposito non significa un'approvazione, significa semplicemente che l'ha depositato in DTL. Chiedo scusa, questa cooperativa quindi ha un proprio regolamento? Sì, sì, ha un proprio regolamento. Al proprio regolamento della cooperativa. Il discorso qual è? Spieghiamo loro che devono applicare ciò che dice la legge. La legge, la 142, all'articolo 3, dice chiaramente che le cooperative devono pagare secondo i minimi contrattuali previsti dai contratti di riferimento. Quindi se uno lavora con il contratto dell'autotrasporto deve pagare secondo i minimi previsti al contratto dell'autotrasporto. Bene, questa cooperativa applica il contratto dei trasporti, però paga secondo i minimi del proprio regolamento, che sono in media un euro all'ora in meno, grosso modo. Quindi i lavoratori ogni mese hanno dai 150 ai 200 sì, euro in meno. Ma io volevo sapere, certo la differenza di un euro non è sposta parecchio certo. Al mese. Quello che io voglio sapere, ma paga di questo a seguito di una commessa che magari si è aggiudicata con un sistema di massimo ribasso per cui era partita da 10 ma si è aggiudicata a 7 sì. E hai ripartito? Il rischio non è una cooperativa che dice proprio, cioè, guarda, se vieni a lavorare da me sappi 7. Che io te do 7 anche sì. Se poi mi aggiudica a 9, cioè non lo so dal consiglio di amministrazione. Sì, hanno fatto l'approvazione del consiglio loro tutto quanto, perché se sta nel regolamento mi fa pensare mi fa pensare, è vero che il problema non lo puoi trasportare nel singolo caso, questo lo dobbiamo far fare i giudici della Repubblica, quello sicuramente. Però mi fa pensare che sia una come posso dire, un atteggiamento, non lo so, mi fa pensare nulla, nel regolamento non può aver messo che va a violare la norma, cioè non avrebbe detto ti pago meno dei minimi contrattuali. Non è che una parte magari essendo cooperativa oppure viene reinvestita. No, si fanno il bello e il cattivo tempo, la comandano loro. Noi siamo come l'autobus, siamo evasori, non volete. Noi siamo evasori per lo Stato, appartiene alla cooperativa, un'altra cooperativa. Un'altra cooperativa, un'altra ancora.
ma la stessa Abbiatense ha creato una serie di artifici nel comporre il regolamento che fa supporre che è tutto a posto. Il problema è un altro, che la legge è estremamente chiara. La legge dice devi pagare secondo i minimi contrattuali. Complessivamente devi pagare quello che prevedono i minimi. Cioè, me li puoi, invece di chiamarmeli per dire ferie e permessi, me li puoi chiamare Cicciobello e Bambi, ma l'importante è che però complessivamente siano uguali a quelle. Bene, la cooperativa non ha fatto altro che applicare altri nominativi all'interno del proprio regolamento, ma complessivamente non risponde a quanto previsto dal contratto nazionale. Beh sì, insomma, bisognerebbe capire, Sì. vabbè, Ma diciamo. il problema è quello, che praticamente la legge dice devi pagare quello che dice il contratto nazionale. Loro con il regolamento cercano di fare altro e fanno altro, ma non solo l'Abbiatense. L'Abbiatense è un po' il caso più eclatante, perché hanno fatto una cosa un po' da azzeccagarbugli loro, però l'abbiamo subito, gliel'abbiamo evidenziato, che sono ormai decenni che lavoriamo in quest'ambito, quindi subito le riconosciamo certe caratteristiche negative, ma altri invece in maniera tranquilla ti dicono, anche se tu sei un lavoratore, mi lavori come carrellista, e quindi è un quarto livello proprio palese, Ti eccetera, pago come ti operaio pago come sesto me. livello junior, che sei quello appena entrato che ancora non sa come si lavora. Non è così che funziona, non è quello che stiamo cercando di spiegare alle cooperative. Non funziona, allora, noi applichiamo il contratto e stiamo a posto.